Henry? Ci sei? Sì, tu? Sì, ci sono. Ok, senti, dobbiamo ricongiungerci a Ellie. Aspetta un secondo, sì, poi parliamo. Solo un secondo, ecco, perché sì, perché faccio un recap, quindi tu fai in tempo. Allora, no, ma devo fare un attimo un ESC e diminuisci il volume, perché va bene, io va sento bene. Il vento fai, come se mi... Fai. Ellie è al sicuro sulla sommità, adesso sono un po' bloccato, vediamo se è così, del pendio. Ah, ok, no, il disturbo è... Scusami, posso solo sperare di... Fai, di arrivarci. Ok, dobbiamo andare a trovare Ellie. Ricordati di togliere la musica. Sì, la musica è tolta, ma mi ha messo il vento, che sembrava che io fossi davvero dentro la bufera. Sì, sì, ma anch'io c'ho tanto vento. Accetta. Però. Fatto. Accetta, basta, indietro, perfetto. Okay. Allora, posso solo sperare di arrivarci anch'io. Quindi dobbiamo andare sulla sommità del, come si chiama, pendio, dove c'è Ellie. Va bene? Come sei con le armi, che dopo che hai fatto tutto sto disastro? Non lo so. Ok, mi sembra a posto. Fammi vedere le mie armi invece. Che non ho avuto i miglioramenti che avevo fatto, però vabbè che se ne frega. Ho sentito il rumore della tartaruga. No, quello è il bling della ricerca, non della tartaruga. Ah. Stai dalla tua parte. Ah, dobbiamo salire qua. Guarda là in fondo, c'è una cassa. Portala adesso qui. Adesso arrivano gli zombie. No, uccidili. Gli zombie. Vada a morire se non arrivano gli zombie. Ma scusa un attimo, siamo tornati indietro ancora una volta? No, dobbiamo prendere il ragno e infilarlo in mezzo a... Perché porta? Arrivo. Ah, io sono ferito, ma come ho fatto ferito? Usa quel generatore per mettere in funzione quelle cose. Dormi. Allora, calma e sangue freddo. Allora, dobbiamo usare il generatore? Per mettere in mano le fiocine, ti ricordi adesso? Sì, ma certo che mi ricordo. Ma non ho bisogno di ricordarmi. È solo che io... Allora, là in fondo... Ok, finalmente ce l'ho fatta. Allora, dove sei te? Tu solo qui. Devi girare al largo. Sì, devo andare dietro la roccia, lo so. No, volevo dire, stai al largo da questo essere qui, immondo. Ah, sì. Invece tu gli vai sotto. No, cavoli, ho sbagliato tempo. Ehi, usa quel generatore per mettere in funzione quelle fiocine. Sì, come no. Vabbè, non riesco a usare il generatore, come mai? Questo generatore. Ok, questo generatore. Ok, fiocine fiocinose. Vedi se riesci ad attirarlo verso i laser. Inventan fanfanforo. L'altra fiocina come si attiva? Dallo schermo che c'è lì. Le abbiamo attivate tutte e due. Chi è che tossisce? Va male. Dobbiamo usare la torsione, altrimenti si rivelerà. Vai a attivare tutto te. Allora, vado a attivare la torsione. Vai a torsionalo. Se no si libera. Torsionalo. Ah, di qua devo andare. Dove devo andare? Ah, di là. Sei liberato, Harry. Sto morendo. Sei liberato. Ma sì, ma non mi ricordo dov'è la torsione. È lì. Attiva le fiocine, ma là. Attivo le fiocine. Era ora. Dove si attivano le fiocine di qua? Ma sei normale. Sai che mi sono perso io. Ah, vedo. Dai, vai a tirarlo. Come si fa qua?
Ma con la F fai girare. Se non è lì, è nelle fiocine. Oh, ecco, aspetta. Adesso bisogna fiocinarlo, però. Oh. Allora? Ce la facciamo prima che finisco tutte le armi? Dai che lo spezzo, dai. Oh. Va bene, dai, ho finito tutte le armi, però. Anch'io. E poi mi dice ti ricordi, cioè mi viene da morire da ridere. Non mi ricordavo più dove ci dovevo andare. Sì, ma perché dici a me ti ricordi? Perché anche tu ti dovevi ricordare. Ma io l'ho fatto, io ho attivato, ma spero, siccome tu hai le armi deboli, io riuscivo a difenderti meglio, capito il discorso? Ah sì, ma non sapevo più dove, avevo un attimo di panico, no, perché con le armi deboli erano tutti in certo, 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 certo. Sono impazzito proprio. Va bene, va bene. Adesso pian pianino recuperiamo tutto. Cioè, ho finito anche le cure, tutto ho finito. Perché sei stato capace ancora una volta di perdere tutti i tuoi. Era qui, no, che dovevi tirare, vero? Qui, no, eri? Non vedo. Dove? Lì. Era lì, sì, no? Sì, proprio lì, bravo. Proprio, poi dovevo spingere la F come un matto. Esatto, esatto. Da qui si attivavano le cose. Allora, sento tartaruga in giro. Io no. Ma guarda te. Aspetta che cerco tartaruga. Sai che l'ho sentita anch'io invece. È qui. Ecco qua. Anch'io, bene, perfetto. Allora, diamo un'occhiata se riusciamo a recuperare un po' di roba. Ancora qua che fa rumore sta roba. Ma se io pesto il ragno. No, è troppo grande, grosso e. Che brutta cosa. Hai fatto. Ah. Proprio mentre stavo premendo mi hai fatto attivare una cosa. Non ho più tutti i miei caricatori, le varie distorsioni, non ho più niente. No, c'è da panico proprio. Se tutte le volte perdi i salvataggi. È da panico, Una roba micidiale. Presente micidiale. Comunque sono messo male anch'io, adesso, perché ho consumato tutto. C'è della roba qui, cos'è? Dobbiamo spararci su, andiamo. Sì, dobbiamo suppostarci. Esatto, su. Okay. Ah, non c'è neanche più la stasi, Io niente. Ce ne ho pochissima. Cosa sta crollando? Che roba, oh. Ellie! E Sara? Ehi, tranquillo. Sei un bravo uomo, Isaac. Hai fatto tutto quello che potevi. No, non è vero. Mi sono arreso, Ellie. Mi dispiace. Baciami. Il posto deve essere questo. Ma come la troviamo, questa rosetta? Manco mi fai baciare. Ho ragione. Avrà un laboratorio qui, da qualche parte. Cerchiamo un ufficio, degli schedari, qualcosa con il suo nome. Portiamo quella roba all'ingresso. All'ingrosso. Guarda che c'è una medicina là, una cassa, una roba. Dove? È lì di fianco, lì di. Insomma, Isaac, inutile che fai il peso. È un po' peso, È peso, Isaac. Con tutti questi innamoramenti, tutto un po'. Ascolta. Alla sua età, poi.
bravo, consumato. Piatto. Ma niente, ho sbagliato, ho sparato invece di fare una roba, ma dico io. Sei andato per la scala? Sì, sì, aspetta che controllo. Ascolta, dentro qui non si riesce a entrare? No, quella porta lì non si può. Ok, andiamo, su. Lo sai già, vero? No. Adesso lo... No, che sfiga. Merda. Cacca. Secca. Adesso Ellie rimane là. Sì, me la caverò. Sì. Ciao Ellie, Kelly. Vedo un passaggio a terra. Invierò i dati a Rig. Ci vediamo alla struttura. E allora perché vedo un passaggio a terra e ci ha fatto fare quella strada lì? Che cioè, già lo sapevo. Poi boh. Dov'è il passaggio a terra? B come babbano. Cioè, io mai babbani. Guarda cosa è successo. Cioè, allora cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo andare qui, qua, vai dall'altra parte. E attenzione alle zone esplorative. C'è buio. Stai dalla tua parte. Ma no, la strada è stretta. Ma vai dall'altra parte. Ma comunque. Ma santa. Ancora come... la tartaruga. Davvero? Sì. Ma va là. Ma io non sento niente. Vieni qua. No, io no. Mondelo. Eccola. E anche un mostro c'è. Va bene, allora ci stai muoviti lì. Muoviti però. No, no, stai lì tu. No, muoviti, dico a lui a fare meno lo spastico. Lo spistico. Io sono riuscito non so come a tornare indietro. Dove cavolo sei andato? Oddio, ma dove sei? Ma guarda dove è andato questo. Hai ucciso tutti? Ho messo giù la tartaruga lì. Hai fatto bene, hai fatto bene. Hai sentito anche te il rumore? No, no. No, no. No, no, io non ce l'ho qua. E le due casse le vedi qui? Ma certo. Ah, perché non le hai rotte, per quello pensavo. Non no, perché stavo guardando le cose, torno dopo. Stavo guardando per la tartaruga. Non te lo dici a te? No, te l'ho già detto 7 volte. Ah, no? Ah, guarda il trasduttore. Oh, niente, è più di così. Come si faceva a caricare la stasi con la C? C. Sì, ma è già carico. Vai dall'altra parte. Là andiamo all'inizio, quindi. Sento dei versi. Dei versi diversi. Guarda che posto. Dio, ma... Science Division. Science Division Facility. Ho sentito nemici. Ce n'è uno dietro il sasso, Dietro, dietro il sasso. Questa roccia qua, che illumino, Ma cosa c'hai tu? Si è nascosto 2 secondi fa. Ah, l'hai visto? Sì, sì. Beh, se non è che è sparito. Ma lo sai che si nascondono?
che freddo, già c'è freddo poi con questo clima qui, con questa atmosfera. Ma tipo, no, aspetta, andiamo a vedere qua però prima. Se no andiamo nel posto giusto. Ah beh, forse è uguale, sai. Tanto dopo dobbiamo tornare qua e per adesso non c'è nulla. Stai lì. Andiamo. Da qua non c'è niente, vero? Sì, da qui dove dobbiamo andare. Esatto. Tartaruga. Là. Poi intorno non c'è niente e quindi bisogna andare proprio là. Qui? Ah, io non ne ho più di tartaruga. Ah, da qui ci abbiamo girato intorno. Ok. E qua dietro? Il nulla. Ho sentito dei rumori. Ma li sento anch'io. Che siano di là? No. No? Vai. Anche sì. Sei rimasto senza parole. Ti sei bloccato lì senza parole. Facevo gli occhi. Ah. Non si schiacciano questi, vero? Mo Dio, se vuoi provare. No, non si schiacciano mica. Di solito gli umani no. Aspetta, Harry. Oh, signor. Ah, sono arrivati gli spasticini. Ah, cosa, Denik? Attenzione, sembra che Denik sia riuscito a riorganizzarsi. Ascolta, qua dietro, c'è nulla? No, c'è nulla. Da 200 anni. Un attimo. Là, laboratorio Rosetta, ci siamo. Perfetto. Mandatemi le coordinate. Andiamo dai laboratori della mia vicina. Prima che abbiamo completato il corso. Mandatemi, è solo lei. È impazzito. Aspetta, tartaruga. Oh cavoli, le ho tutte e due fuori. Cosa dice? Dice tartaruga. Qua, c'hai una tartaruga tu? No, non ce ne ho più. Okay. L'ho detto. Ricordiamoci che qua c'è una zona tarta. Tarta Marta. No, come si fa a chinarsi con la X? Stavo pensando. Con X, X, X. No? Io con la X te cambi i tasti, quindi cavoli tuoi. Vabbè, non lo so, non si china, saremo eretti. Ah, si è chinato adesso. Con cosa? Con la X. Ah. Oh, vado io con le mani qua dentro, prendo un po' di scossa. Capito. Le due scatole. No. Vai, aspetta, ho sbagliato. Ma santa di Guglielma. C'è qualcuno che ci segue comunque. Ok, uccidilo. Harry deve diventare rosso, che non mi ricordo più questo. No, deve diventare azzurro. Ah, è azzurrino, ho visto. Ok, ho visto. Non ricordavo più, l'ho fatto poche volte. Oh, salvataggio dei progressi. Gli occhi! Belli! È che camminavano tutti in fila indiana, ma dove stavano andando? A rianimare qualcuno. Eccolo! Chi? Quello che hanno rianimato. Ah. Cosa ha detto? Si spi! Ma tu non hai più l'elettricità! Ah, non c'è più niente! Hai ancora il fuoco! Il fuoco mi rompe perché non mi fa vedere niente. Cosa ha detto? Sospiri? Sospiria. No!
Madonna, mi stava arrivando addosso. Ma non ho finito di venire da me. C'è anche Henry, eh. Guarda, uccidilo. Nel braccio, Henry. No, lascia stare Henry, eh. Ti ho salvato? Mi stavo uccidendo, hai visto che è diventato un ragno? Sì, incredibile. Un ragno tonante. Sì, ragnante. Vai piano andare avanti, che sennò chiami tutti. No, li sto solo prendere. Facendo uscire. Ah, ok, c'è un mucchio di roba da prendere. Adesso c'è da produrre dell'oggettistica. Infatti, infatti, c'è anche una postazione tutta che non mi serve. Cioè, non mi serve tutta, tipo, cioè... To. Ah, Dio, ma... Stazzetto. Non spoilerare. No, dico solo, non dobbiamo sbagliarci. Oh, i due robot sono tornati, ma io riesco a tornare indietro per mettere un robot là? Ma io non ne avevo tre di questi robot una volta. Sì, riusciamo anche. Ah, ma è vero che ne ho buttato uno in giro. Crea armi. Migliora le armi. Crea. Da qua non creo un fico secco. Ma come ho fatto io tipo a perdere? Io ma c'ho solo dei 2+2. Buio presto. Quercitore. No. Bello quando io sono sempre messo uguale, cioè non è che uno dice sai, oh, sono andato avanti, migliorato. No, io sono sempre messo uguale, cioè da schifo. Ideale in squadra, fucile d'assalto a ebolas interconnesse, che gola che mi hai fatto. Utensile per riparare navi, spara chiodo, quello qua di questo qua me lo creo. Crea oggetto, lo voglio vedere, è l'equipaggio qui. Come faccio? Crea oggetto, condividi, vendi, F indietro, scorri, crea oggetto. Direzionale di deposito. Ah, hanno slot. Allora, lo slot qua, che sono curioso. Sì, ma scusa. Dopo mi riprendo la mia arma, perché voglio proprio vedere questa roba qui. Allora, andiamo a vendere e a fare cose. Dunque... crea oggetti, cassa e forte. Allora, vendi. Come si faceva? Così. Ok. Ah, guarda dove l'ho messo, ma dico io. Sarò sempre. Vieni qui. Allora, ti vendi. Sì. Poi tu. Per usarlo all'istante, ma no. Preso, sono proprio messo male la mia arma e le due sonde. Buone le sonde. Allora torna indietro, poi crea oggetti, mi serve una pack di stasi. 2, 3, poi barra di torsione, ne facciamo un'altra. Ok, e adesso proviamo questa arma qua che sono curioso. Voilà. Oh, oh, farà schifo. Allora Henry, ah ok, non so più dove sei, per quello t'ho chiesto. Sono qui. Va bene, va bene. Kit medi piccolo, proprio adesso me lo dà. Va bene, lo tengo. Poi B come babbano, dobbiamo andare di là. Va bene, io ho finito. Ok. Tanto non ho niente da fare. Eri lì proprio, non ti avevo visto. Sì, sì. Ehi, chi è che ha fatto lo snips? Qui c'è una barra, ma guarda che ho preso della roba che non dovevo. Dov'è la barra di torsione? No, c'è un pack stasi. Bloccato. Ok. Qui c'è niente lungo il muro. Cosa c'era qui? Qua dentro. Cioè, mi stavo perdendo questa zona. Ok. Hai capito qui? No. C'è tutto un lavoro da matti. No. Allora. Qui dovremmo andarci prima o poi. Vabbè, dove c'è chiuso, prima o poi si apre, no? Questo è l'ascensore, eh. Ah, è l'ascensore? Mm-mm.
Vediamo questa arma che va bene per la co-op. Ho tenuto nella primo slot quella di Malaerba, nel secondo ho provato questa. Sì. Io ho sempre le mie due depotenziate. Vai piano. Ok, sicuramente lì, esatto. Oh, si è aperta da sola, eh? Sarà? Birichina. Avvio della decontaminazione. A restare immobili. Ellie! Oh, l'abbiamo trovato. Il laboratorio di Rosetta, eh? Oh, finalmente. E questa è una stazione di assemblaggio, a giudicare dai comandi. Dobbiamo creare un codex. Beh, ha senso. Aspetta che vado da Ellie a dargli un bacio, no. Va. Da ciò che vedo, dobbiamo ricomporre Rosetta. Ok. Vuol ricomporre. Dire che l'hanno fatta a pezzi. Mm-hmm. Oh, cielo. Ah, sì? Che giornata di merda. Ecco. L'hanno fatta a pezzi. Ascolta, raccogliamo cose. Non lo so. Non c'è niente. Io ho trovato tre cadenze di fuoco e due caricatore. Sì, tu? E ne vedo un altro laggiù. Vabbè, se cerchi trovato, magari. Scusa. Basta, no, cercare. Fammi vedere. Oh, c'è pieno di roba. C'è vita. Premi per i dettagli. Allora, biologia 0 di 2. Alcuni dei campioni di Rosetta sono situati nel settore di biologia di questa struttura. Poi, paleontologia. Nel settore di paleontologia di questa struttura si trovano un paio di campioni di Rosetta. Geologia. Uno dei campioni di Rosetta si trova nel settore di geologia di questa struttura. Cioè, non ho parole. Ok, allora, così. Allora, aspetta che raccolgo un po' di robetta, di Rosetta. Qui c'è questa roba, Harry, vieni a vedere qua, vedi lì, proprio lì. Qua. Lì, 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 lì. Qui c'è robetta. Io robetta non ne ho più. Per me la robetta non esiste. Mi fa spiacere. Mi fa spiacere questa cosa qui. Okay. Molto spiacere. Spiace. Vediamo ce ne facciamo. Dai, prendila, mettila nel suo posto. Ci sarà un buco per inviarlo al sistema di classificazione del laboratorio. Sì, sì, adesso lo dirò detto lì. Io. Un filo là. Proprio lo so, zia. Vediamo di inserire. Lo so, zia, adesso la mettiamo proprio qui. Poi spingo qui. E lo bene. Ok, indirizzerò quel pezzo alla stazione di assemblaggio. Un attimo. Ce ne sono altri, Harry, là? Credo di sì. Non dobbiamo costruire. Oh, ci abbiamo Andrakos. Ciao, ti imbocca il capitano. ciao, Andrakos. Ci sono i quattro pezzi che sono stati tolti dallo stoccaggio dal dottor Serrano. Ah. Nella struttura ci sono tre edifici. Ma quel dottor che ha pestretto lì? Se ci sono altri pezzi, saranno in uno o in tutti. A quanto ho visto, buona parte delle porte erano chiuse. Sì, beh, sei fortunato. Sera a tutti. Ciao, Andrakos. Lascia passare. Vuoi provarlo? Che simpatica. No. È una roba porno, vuoi provarla? Hai trovato un assi a passare. Allora, dov'è la roba? Eccolo qua. Chiave centro di ricerca. Bene, grazie. Scoprire il possibile posso su come assemblare Rosetta ci porterà il codex. Io esploro i laboratori e recupero gli altri pezzi di Rosetta. Dov'è la Rosetta? Allora, andiamo a esplorare i laboratori. Boia di Rosetta. Maledetta Rosetta. Qui c'è una scritta, traducila. È assiro-babilonese. C'è della droga lì dentro, allora. Ma dove? Vabbè, la Vale ha preso una cosa anche per me, ma ha deciso che le mangia tutte e due lei. Bene, sono più buone. Ah, stai mangiando perché se ti è venuto un ictus, sei lì fermo? No, ho già finito. Ah, cioè, hai l'ictus? È impossibile che... Cioè. L'ho assaggiato perché
potrei perdere le falangi. Attenti, vedi che ha detto restare immobile. Attento, bisogna andare di là. Cos'è che ha detto arrestare i mobili? Sì, esatto. Come quando arresti Windows, che poverino, non sa perché deve andare sempre in galera. Poveretto. Povero che Windows. Lui. A parte se lo meriterebbe con quello scherzo che ti ha fatto stasera. Ah, guarda. Già la salvata che ho cancellato da solo è stato il tops. Sembra che ci siano tre edifici principali in questa struttura. Quello dove siamo ora è biologia. Poi ci sono quelli di paleontologia e di geologia. Quale devo controllare per primo? Quello che vuoi. Ascolta, ma stai attento. Perché? Credi che ci sia qualcosa che vuole divorarmi? Non fa ridere. Henry, quello lì ti stava prendendo una gamba. Isaac, chiudo. C'è anche la cornologia, magari. Sento delle voci. Come sento solito. Sento le voci. Come al solito. La mia tartaruga un giorno fu. Aspetta che gli faccio raccogliere la roba. Cadenza di fuoco e due caricatori. Qui bisognerà andare a cesso al magazzino. Vai col cesso. Bisognerà andare all'accesso al cesso del magazzino. Allora, tic tac due. Fatto. F come Fernando. Allora, dunque, premo la B e ottengo una C. Sì. Cos'è? Sei già lì, sei. No, no, ma ce ne sono due. Di chi? C'è questa, possiamo scegliere o possiamo andare qua. Ascolta, seguimi. Quel funghetto lì cosa fa? Quel funghetto lì è quello che fa tipo delle suppostine quando ti spari. E quindi? E quindi gli devi sparare prima di avvicinarti. Se quindi no sparaci tu qui, Dove? Questa è geologia, lì sopra di te cosa no, c'è scritto? Facciamo la strada giusta. Biologia, facciamo la strada giusta. Okay. Ascolta, dai, uccidili tu che hai armi più distruttive e di massa. Più furtive, dai, ci do io furtivo. Ma vedo se ci dai, io. Guarda, furtivo, dai. Bello. Oh, che bello. Ascolta, ma tipo, si possono usare contro i nemici? No. Sei sicuro? Sì. Non si parla più di Tot. Secondo me sì, invece. Perché no. Non ha senso. Sì? No? Già, attenta dove metti i piedi. Che schifo. Si muove tutto, Harry. Là. Lì. Harry, fai un passo indietro. Sulla parete alla tua sinistra. Ah, Dio mano, lo vedevo mica, vedevo un'altra cosa. Vai, quello là. Tempo che ce n'è un altro perché lo sento lamentarsi. Questo qui? Solo quello lì? Ah, no. Ascolta, vuoi che ti do questa roba? Ah, ce n'è uno. Con la scaff? Sì, qui, aspetta, devo andare tutto dopo dalla tua parte. C'è uno con la scaff. Se no mi sputa in faccia. Sì, sì, vai pure. Ancora lì, Vomitus. Sono come quando c'erano le caramelle alle pettole, quelle cose lì in Harry Potter, ti ricordi? No. Sì, c'erano le caramelle alle pettole. Sì, certo, sì. Che schifo. Benissimo. Allora, aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Qui non era da fare dopo, tipo? No, deve uscire il gas, così noi riusciamo a entrare e fare tutto l'ambaradà. C'è la pompa inattiva. Dobbiamo andare all'errore. Ah, la pompa, è vero, te l'ho sì. Detto. Sì, sì, è vero. Ascensore. Per l'inferno. Non starai pensando di usare il sistema di sterilizzazione, vero? Perché? Chi devi far sterile? Distrugge il volto. Ma hai rubato una roba e non ce l'ho più. Cosa può succedere? Quel gas ti corrode il volto. Come fai a saperlo che ti corrode il volto? Sei corroso tu. Infatti. Ah!
stai sull'ascensore, eh? Sì, sì. Mia mamma ha sparato. Beh, cosa ti aspettavi? Oh oh. No, uno dei due deve andare fuori, eh. Ma non fuori, basta un po'. Bello sparare così. Sparagli ai tentacoli, eh. Capire dopo. Capito? Sparagli ai tentacoli. Sì, no, ma io sparavo contro il palo. Vabbè, ho visto, no, infatti no, sono andato fuori io. Lì. No. Come sto lì? Tu stai dentro, io. Volevo andare a toccare qua. Qui, vedi? Io tocco. No, c'è quella storia là. Mi devo proteggere. Adesso proprio? Sì, cazzo, per quello ti ho detto tu stai lì. Io va qua. Bene, va bene. Allora guarda, io vengo lì e così abbiamo risolto, se mi fai passare. Ecco, bravo. Quindi adesso? Adesso io vado a fare quello che stavi facendo tu. Che non riesci mai. Non riesco mai. Tu non riesci mai. Non riesco mai. Hai un mostro di fianco. Questo è imbecille di mostro. Adesso mi ha fottuto. No, perché? Sai che forse ti ho ucciso io? No, impossibile. Sei venuto vivo? Sì. Ok. Ancora mi picchia, dai, ma basta, Dio, ma... Allora, sto cercando di capire quest'arma e penso che non la capirò. Aspetta, che devo fare spremere qualcosa qui. Ok. Non ha spremuzio niente. C'ha un'arma stupida. Ora vado lì a pistolare. Sì, pistola. Ascensore offline. Cosa ha detto? Ascensore offline. Ah, l'ho spento. No, devo tornare lì ora. Come hai fatto a spegnerlo? Oh no, siamo chiusi fuori dall'ascensore. Oh no. Sì, devo ritornare lì. Ma dentro o fuori dall'ascensore sono? Sono fuori. Oh, porca macca. Allora aspetta. Ah, aspetto io. Difendimi. No, no. Tu continua a soffrire. Ascensore online. Oh. Ascensore offline. Ascensore online. Ah, sono le bolas quelle robe che tiro. Hai finito di metterlo offline, online? No, no, adesso è tutto a posto. Se non no, no, siamo offline adesso. Prima era online, poi hai fatto offline, poi online. Ah, poi... vabbè, perché devo trovare la via di mezzo per averli tutti e due. Ok, no, ma tipo aspetta. Vuoi che lo faccio io, no? Ascensore online. Ok. Fermo. Perché io sto finendo tutto, se andiamo avanti offline, online e no, ho visto. Fermo lì. Ok. Ascensore online. Siamo riusciti. Aspetta, aspetta, che faccio un giro qui, qua. Dove è andato? Oh, me l'hai spostato mentre lo calciavo. No, sì? Sì. Ok, allora, offline, online, online, offline, offline, offline. Ok, andiamo. Salga. Mm-hmm. Curati che non so se stai bene. Oh. Oh.
siamo passati di qua prima? Sì. Sì, stiamo tornando indietro. Hai tutto da fare qua intorno. Cos'è stato? Oh, aspetta che controllo. Esatto, adesso è proprio qui. Avvio sequenza di sterilizzazione. Ehi, sembra che siamo bloccati qui. Guarda, sta funzionando. Sì. Questa roba è a tenuta stagna, vero? Sì. 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 Ah, merda. Madonna, cioè, cosa mi ha generato il calore del sole? Su, andiamo a dare un'occhiata. No, ma è la città quella. E ragazzi, Gas. Gas. Non era calore. Sì, no, pensavo, nel senso sarebbe bello, ma era gas. Gas. Allora, adesso, lì. Dove dobbiamo andare? Qui. Arrivo. No, facendo così cosa abbiamo fatto che non mi ricordo, Dario? Hai pulito tutto da quello schifo che c'era, che non ti faceva da quel buco lì dove sei lì adesso. Sì, perché se no non ci faceva passare se non ripulivamo l'ambiente. Ma tu dove sei andato, scusa? È qua che ti aspetto. Ma dove? Ma basta che guardi, premi B. Ah, nell'ascensore, Dio, ma... Non è un ascensore, dovevi andare in biologia. Sai che è molto buio? Molto buio. Non vedevo più niente, non capivo più dove stavo. Tartaruga. Ah, ce le abbiamo, è vero. Sento un nemico. Dottor Carlo Serrano, aggiornamento. Ho capito perché la macchina aliena rifiutava il nostro codex. Le istruzioni erano errate a causa della seconda sequenza di DNA, l'aberrazione. Oggi abbiamo trovato un nuovo esemplare. C'è il tipo brutto, là, aspetta che ascolto. Perfetto. Spero davvero che questo sia il punto di svolta che stavamo aspettando. Hai capito, dai. Con chi stai litigando, scusa? Spara gli occhi quell'affare lì. Sparava gli occhi. Tasi? In che senso Tasi? Tasi e i broccoli. Broccoli? Braccini. Broccoli. Vedi che ho le braccia da selezionare. Sì, ma hai detto broccoli? Sembrano i broccoli. Adesso non fa più niente l'imbecille lì. È morto. Aspetta prima di prendere... Chi? Di prendere la rosetta lì. La robetta? Ma io sto prendendo robetta, eh? No, la rosetta, prima di prendere il pezzo della piaga che lo spediamo ma via. Ma lo adesso. Prendi tu? No, ci dovrei andare tutte e due. Ah, va bene. Allora, ok. Ho preso tutto. Fammi vedere la pappa del pomodoro. Allora, qui mi dava una cosa, una porticina. Cos'è? Fammi comprire, biologia. Questa porticina qui, scusa. Ci siamo già stati? Sì, ma no, dobbiamo mettere il pesto qua. Sì, no, ma scusa, stavo guardando l'altra porta della biologia. Sono due che portano nello stesso punto. Ma perché sei venuto qua tu? Che sono venuto a controllare. Ma cosa? Chi lo prende? Te. Sei te che sei indifeso. Sì. Devi difendermi, eh. Certo.
stai difendendo? Mi viene davanti, eh no, ma devo sparare al cipollotto. Sì. Ah, signor. Ehi, tu, no, vai via, schifosino Tarantino. Vabbè, è un po' interessante quest'arma, ma non è un granché, cioè, fa un po'... Caha. Lancia quella roba lì che gira, vedi? E così fai un po' da trinciapollo, ma... Io so, ma a me non piaceva. Neanche a me non piaceva, infatti la cambio... Infatti l'ho tolta subito, l'ho venduta quando me l'ha fatta. Ah, ok. E quando l'ho fatta l'ho venduta, così ho riciclato. No, io non sapevo cos'era, dopo sì, beh, anch'io le ma tipo cose. Le bolas sono, no? No, ma le bolas funzionano meglio perché rimbalzano dappertutto e li tranciano, sì, proprio. Fanno schifo lo stesso. No, le bolas sì, mi sono trovato benissimo. Però sì, questa qui, no, diciamo, è abbastanza potente. Ho trovato un altro pezzo di rosetta, ora ve lo invio. Quale pezzo allora sarebbe? Difficile dirlo dalla sezione trasversale, ma non ho mai visto nulla del genere. Ok, ci lavorerò quando sarà qui. Cos'è? Salute. È stata la Vale? Era Rosetta che ha starnutito. sembravi tu dentro proprio nel gioco. Non hai messo i blocca suoni. Beh, ma certo, l'ho messo tutto, ma non si sa, non si capisce più. Per me questo qua, te l'ho detto, me l'hanno mano messo i gatti, me l'hanno messo Lillo e la mia Stitch. Me l'hanno messo, è impossibile. È come nei film che arrivano lì e pistolano come dei matti. Perciò abbiamo già preso i due pezzi di Rosetta, non abbiamo preso solo uno. Sì, dobbiamo andare nell'altro laboratorio. Tu premi sì. La B. Non andare su di lì. Eh? Ma dici di andare su di lì, ma non c'è andare. Ma no, si può andare, è chiuso. No, su di qua ci fa. Ah. È rosso, cioè non puoi andare lì. Sì, ho visto. Io stavo solo guardando. Connessione interrotta. No. Cambio ha smesso tutto. Di interrompersi la connessione. Meno male. Sti gatti. I gatti sono tremendi. Allora, aspetta un attimo, Enrico, io voglio trovare un attimo una cosa interessante. Ok, tu crafti? Fai qualcosa? Allora, no, non crafto perché ho un problema. Devo cercare il terminale e l'ho trovato. Bene, adesso io vado a fare una cosa due veloci. Ok, spegni il microfono. Sì, va bene. Se no te fai robe strane. Allora, abbiamo detto che... questa arma... la equipaggiamo e la mettiamo al posto di questa, esatto. Poi questo, lo spezzagambe che gira sotto, lo smantello, esatto. E poi basta, F indietro. Sì, tutto bene. Quindi adesso io ho già finito. Crearmi, vediamo, buio pisto. Pistola di forza, modifica per rallentare i nemici ogni colpo. Sbudellatore. Oh, puoi mettere una carica elettrica nel campo di sospensione. Se sono parti recuperate, sei disponibile per costruirlo. Revolver militare, pugnale idraulico con circuito. Calibro. Fucile Javelin modificato per far detonare l'ultimo colpo. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Traumatizzatore. Danni elettrici di bruciatura. Ma pensa te. Fucile Bolas, questo. Questo lo provo, quindi crea oggetto. Vuoi creare questa arma? Sì, la metto qui. Ecco. Così ho sempre la mia e quella nuova da provare. Poi tanto mi troverò bene sempre con le mie armi.
Allora, questo è. Ok. Aha. Henry. Dobbiamo andare là. Ops. Si è rotto. Al magazzino. Eccomi. Ma che paura mi ha fatto prendere. Perché ci fa andare tipo ancora in biologia? Devi andare di qua. Ma a me mi fa andare ancora in biologia. Eh? Come mai? Ancora in biologia? Sì, premi la B. Ma lo so. Non so, non ho capito, andiamo lì. Ma no, andiamo di là, dai, sei sbagliato. Perché ma no. Io ho avuto un attimo di disconnessione, abbiamo avuto. Allora dobbiamo andare qui. Su. Questo ascensore va. Non va? No, va. Però fermati, no, stoppati. Andiamo. Io ho aperto. Perché vai su? Perché dobbiamo andare qua? Ho aperto una porta io adesso. Va bene. È sempre aperta. Dobbiamo tornare lì tanto. Va bene. Ah, aspetta un secondo però, mi hai fatto venire un dubbio. Aspetta un attimo. Prendiamo un pezzo. No, 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 non prendiamo niente. Aspetta un attimo. No, no, va bene. Paleontologia 0 di 2, geologia. No, no, tutto rego. Possiamo andare da una parte o dall'altra, ma seguiamo. No, cavoli, seguiamo la missione. Allora, ok, tra l'altro Henry, dopo ti dico anche una cosa interessante. Allora, io sto a destra e cosa vabbè, fai? Vabbè, apri la porta, cosa c'entra dove stai? Apri. Che tu detto? Allora, salvataggio dei progressi. C'è un vomitus. Uccidilo. Ha fatto... Stai dalla tua parte. Sapevo che c'erano anche dietro io, perché io sono... Ci sono sempre dietro. E allora? Sono troppo cattivo. Vieni zappo. Qui c'è una tartaruga che suona. Prova. Ciao Isaac. So che sei là fuori a strisciare. Probabilmente mi ritieni una specie di crociato fanatico. Mi è successa una cosa strana, me l'ho anch'io dato. Di un dio arrabbiato. È un errore comprensibile, non te ne faccio una colpa. Ma ti sorprenderà sapere che sono invece un uomo di scienza che segue la ragione, la causa e l'effetto. E presto capirai che ho ragione. Su tutto. Sì. Passo megalomane quello. Avaria. Come si attiva? Dobbiamo uscire? Brutta me la vedo. Allora? Ah, bisogna sparare lì. Sparagli, sparagli. No, non è vero niente. No, fermati, fermati. Fermati, fermati. Bisogna stasarlo, infatti. E allora? Ma che imbecille, mi ha chiuso fuori. Chi? La porta mi ha chiuso fuori. È a tempo.
Mi sono incastrato, mi sto incastrando, incastratatando. Missione opzionale. Abbiamo una opzionale. Allora, ma che ce l'abbiamo? Allora, Henry, io direi di fare una cosa, non fare niente, non raccogliere niente, perché tanto il gioco ha salvato qua fuori. Allora, siccome sono ormai 55 minuti, io direi di salutare, continuiamo la prossima volta che arriviamo qui, prendiamo l'opzionale e andiamo avanti. Ok? Va bene. Salutiamo. Ciao Fanciulloli. Ciao a tutti. Ciao Andracos, ciao a tutti. Ciao Andracos, ciao Fanciulloli.